Il mercato dei Ritz americani è ormai saturo di video che ti spiegano quanto sia buona una o l'altra azienda, quanto sia brava e quanto sia bella. E nel 90% dei casi questa è la pura verità. Ma a mio parere un buon investitore deve guardare oltre e cercare non le aziende di cui tutti vanno a parlare, ma le aziende che effettivamente siano opportunamente sottovalutate e con le finanze a proprio posto. Per cui ricordarsi che il Nord America non sono solo composti dagli Stati Uniti d'America, ma c'è anche un'altra nazione piuttosto grandicella chiamata Canada, che è enorme, con altrettante enormi prospettive di crescita. E nel caso nostro, parlando di REITs, che diano anche un buon dividendo che non deve essere necessariamente altissimo, ma deve essere stabile. Per cui oggi voglio parlarti di 4 REITs canadesi, dei quali non è detto che tu abbia sentito parlare, ma te li presento tutti e 4 subito dopo la sigla. Ciao, bentornato sul canale, io sono Pasquale e questo, come sempre, è Io Risparmio, il canale del tuo amichevole investitore e risparmiatore della porta accanto. Rizza le orecchie ritorna e questa volta siamo nella terra del buon vicinato, il Canada, alleato e partner principale degli Stati Uniti d'America, con il quale condivide molte abitudini, soprattutto di tipo commerciale. Il mercato dei dividendi è molto importante in Canada e i dividendi più alti delle aziende più solide non si trovano quasi praticamente mai nel mondo immobiliare, e mi riferisco appunto nel mondo di REITs, che ha però aziende solidissime con dividendi stabili. Oggi ti voglio presentare le mie 4 scelte sperando che siano di tuo vivo interesse e da approfondire. Ricordo che, come sempre, sono illustrazioni molto ma molto sommarie del business, perché questi non vogliono essere né consigli per gli acquisti né consigli finanziari, ma semplici spunti di riflessione. Basta premesse e cominciamo. Granite è un REIT canadese impegnato nell'acquisizione, sviluppo, proprietà e gestione di proprietà di tipo logistico, magazzinaggio e industriali in Nord America, ma anche in Europa. Granite possiede 108 immobili di investimento che rappresentano circa 45,3 milioni di piedi quadrati di area affittabile. Ha una market cap attuale al momento della registrazione di questo video di 6,2 miliardi di dollari canadesi, e risulta al momento sottovalutata a causa di un rintracciamento ancora in corso, iniziato più o meno a dicembre del 2021. Azienda che si è quotata nel 2003, ha 46 dipendenti ed è stata fondata 5 anni prima della sua quotazione, nel lontano 1998. Ha un dividendo attuale del 3,24% con un payout ratio del 76%. Adesso andiamo a guardare alcuni dati su questa azienda sia sul sito dell'Investor Relation e su Chartmill. Allora andiamo a guardare qui su Chartmill dei semplici indicatori di analisi fondamentale. Cliccando qui vediamo che fondamentalmente l'azienda ha un rating 7 su 10 secondo Chartmill, comparata a 200 altre aziende dello stesso settore, e questo è il rating fondamentale che va a includere tutti quanti i rating di Chartmill. Andiamo a dividerli, come appunto fa Chartmill, uno per uno. Qui dice che il ritorno asta di Granite è del 16,67%, che è fra i migliori ritorni per questa industria di riferimento, perché va a sovraperformare il 99% dei suoi competitors. Inoltre il return on equity è del 27,18% e in questo caso anche va a sovraperformare il 95% delle aziende dell'industria di riferimento, e poi il profit margin è del 286,33%, che va a sovraperformare il 99% delle aziende, per cui in termini di profittabilità Granite è eccezionale. In termini di valutazione ha un price earning ratio del 4,40, che indica che l'azienda è piuttosto a buon mercato. Inoltre, se si va a guardare l'industria di riferimento, il price earning ratio va ancora di più a dimostrare che l'azienda è a un buon mercato. In termini di crescita, invece, la crescita è un po' una via di mezzo, nel senso che l'azienda è prevista crescere, ma rispetto alle altre metriche che sono ottime, qui siamo un po' sulla sufficienza. Prima di tutto l'earnings per share nell'anno precedente è cresciuto del 234,9%, che è impressive, come dice anche qui Chartmill. Poi c'è una misurazione che nei 5 anni passati l'EPS è cresciuto con una media dell'11,92% su base annua sui 5 anni, e il fatturato è aumentato nell'anno scorso del 48,92%, mentre nel termine dei 5 anni la media è molto più bassa,
più o meno sotto il 10%, 9,48% anno. Quello che va un po' a far calare l'interesse per quanto riguarda questa azienda è il fatto che l'EPS dovrebbe decrescere di circa un 17,84% su base annua, anche il fatturato qui dovrebbe crescere meno, in realtà non va in campo negativo come l'earnings per share, però dovrebbe crescere a un 9,67 su base annua, che secondo me male non è comunque. Salute finanziaria, qui abbiamo degli ottimi indicatori, con il current ratio del 6,08, che indica che l'azienda è finanziariamente in salute. Il current ratio è meglio dell'industria di riferimento, che ha uno 0,63 in termini di media, quindi il 97% delle aziende in questo settore è battuta da Granite. Il quick ratio, che è la capacità dell'azienda di pagare i debiti nel brevissimo, è un 6,08, per cui l'azienda ha una grande disponibilità economica nel brevissimo periodo. Un debt to equity ratio del 0,49 indica che l'azienda performa sicuramente meglio dell'industria di riferimento e ha una salute finanziaria con l'Altman Z Score. Se non sapete cosa sia, comunque è un termine di valutazione che prende al suo interno diverse tipologie di valutazioni nell'azienda per capire se è in salute o no. Comunque è un ottimo 10.1. Per quanto riguarda il dividendo, con l'S&P 500 che ha un 2.02%, paga un dividendo migliore, che in questo momento è il 3.14%, come si può vedere qui, che però è al di sotto dell'industria di riferimento. Però questo, col fatto che si va a compensare con la salute finanziaria, sicuramente è un qualcosa da prendere in considerazione. Il 13,52% degli earnings sono spesi nel dividendo, per cui l'azienda spende pochissimo per pagare il dividendo, e l'azienda paga un dividendo da almeno 10 anni, per cui ha un tracking storico piuttosto importante. Se andiamo a vedere anche il suo balance sheet, andiamo qui in financial, sempre su Chartmill, mi raccomando. Ricordo che c'è il link affiliato qui sotto in descrizione ed è gratuito, per cui non pagate niente. Si può vedere che il fatturato cresce di anno in anno, quando poco, quando tanto, però ha un trend positivo. Ha un gross profit, anche questo, che dal 2017, ma andiamo a vedere anche gli anni precedenti, perché con Chartmill possiamo vedere 10 anni. Come si può vedere, il fatturato è sempre cresciuto di anno in anno, non è mai andato in campo negativo. È un net income che è cresciuto nell'ultimo anno del 217,96%. Ha avuto la battuta d'arresto qui nel 2019, però diciamo che in linea di massima il suo net income va a crescere. Per quanto riguarda il cash flow, abbiamo come sempre un net income che sta aumentando, e per quanto riguarda il free cash flow, negli ultimi 10 anni, andiamo a vedere gli anni precedenti, dove era un po' ballerino, invece in questi ultimi anni, diciamo negli ultimi 5, in particolare negli ultimi 3 anni, è sempre cresciuto un po', mentre c'è stata una piccola battuta d'arresto fra il 2018 e il 2017. Se andiamo poi sul sito dell'azienda, possiamo trovare la investor presentation, e qui un valore interessante che mi interessava far vedere è il fatto che il valore degli investimenti al 2011 era 1,9 miliardi, mentre nel 2021 a settembre erano arrivati a 7,3 miliardi di investito, per cui di proprietà. Quest'altra slide dimostra qual è il cumulative return totale, per cui quanto ha generato di rendita per chi ha investito in questa azienda, praticamente da quando è stata quotata, qui si vede dal 2012 fino ad adesso, con indicato anche quando c'è stata la problematica del Covid, con in considerazione anche tutto quello che è l'indice di riferimento, il TSX, il Toronto Stock Exchange, sia per quanto riguarda i REITs, solo quel mercato, ma anche il Composite Index. Poi abbiamo anche una panoramica di dove va a investire con le proprie proprietà. Abbiamo 61 proprietà negli Stati Uniti d'America, 31 in Canada, 13 nei Paesi Bassi, 11 in Germania, 1 in Repubblica Ceca e 9 in Austria. La seconda azienda è con l'acronimo di CapReit ed è uno dei più grandi fondi di investimento immobiliare del Canada. CapReit possiede circa 57.000 suite, comprese case a schiera e siti di edilizia abitativa in Canada, e indirettamente attraverso il suo investimento in Eres di circa 5.800 suite anche in Europa, nei Paesi Bassi. CapReit gestisce circa 61.200 suite di proprietà in Canada e nei Paesi Bassi e circa 3.800 suite in Irlanda al 30 settembre del 2020, quando sono stati rilasciati gli ultimi dati. Capitalizza quasi 10 miliardi di dollari canadesi, fermandosi a 9,8 miliardi e a più di 1.000 dipendenti. È stata fondata nell'anno in cui io mi sono diplomato, nel 1997, e si è da quotare l'anno successivo, nel 1998. Azienda correttamente valutata al momento, che ha una lunga storia di risultati positivi, avendo fornito in media nei 5 anni precedenti un CAGR del 20%, inclusi i dividendi. Parlando di dividendi, un 2,58% costantemente in aumento da decenni e con un payout ratio
del 45%. Adesso andiamo a guardare alcuni dati sia su Chartmill che sul sito dell'Investor Relation dell'azienda. La seconda azienda invece è Canadian Apartment Properties Realty Investment Trust, che noi abbiamo chiamato nella nostra presentazione CAPREIT, proprio per accorciare, e possiamo andare a vedere appunto quello che è, secondo Chartmill, quelli che sono i movimenti di questa azienda. Per cui andiamo nell'analisi fondamentale, abbiamo in questo caso un fundamental rating di 6, che è più basso di Granite, e andiamo a vedere anche perché. Il return on asset del 7,24%, che è più alto da quelli del settore. Abbiamo un return on equity del 12,53%, che è meglio dell'industria di riferimento con 7,91%, ha un profit margin del 134,35%, che è ovviamente altissimo rispetto al mercato di riferimento. In termini di valutazione l'azienda è a buon prezzo, vediamo appunto che il price earning ratio è del 7,88, con una valutazione dell'industria di riferimento che è più economica rispetto al 92% delle aziende che stanno all'interno dei REITs del Canada, un forward price earning ratio del 9,15, e quindi va a definire l'azienda molto economica. Se si va a comparare poi il price to book ratio con l'industria di riferimento, diciamo che l'81% delle aziende è più cara rispetto a quello che è appunto CAPREIT. In termini di crescita, l'azienda è cresciuta di un 27,85% per quanto riguarda gli earnings per share nell'anno scorso, e sono cresciuti negli ultimi 5 anni del 13,35% su media annua. Inoltre si aspetta una crescita per i 5 anni successivi, con gli EPS che dovrebbero continuare a crescere addirittura al 15,85% su base annua. Stessa sorte per il fatturato, che negli 5 anni precedenti è cresciuto con una media del 10,58% su base annua, mentre si è previsto crescere nei 5 anni successivi solo di un 6,41%, che è circa un 4% in meno. Comunque l'azienda è prevista continuare a crescere. Per quanto riguarda la salute finanziaria, l'azienda è leggermente meno in salute di Granite. Come possiamo vedere, ha comunque un debt to equity ratio del 0,60, che è meglio dell'industria di riferimento, e un altima score molto interessante. Mentre per quanto riguarda il quick ratio 0,32, per cui l'azienda potrebbe avere dei problemi nel breve termine, nel caso ci fossero difficoltà nel breve termine, comparando anche il fatto che in termini di quick ratio l'azienda è meno performante rispetto alle altre aziende dello stesso settore. In termini di riferimento, per quanto riguarda il dividendo, si va a guardare sempre lo standard Poor 500, che ha un 2,02% di dividendo medio. Invece qui abbiamo CAPREIT, che ha circa un 2,59%, che è più alto, ma comunque non è, come dice anche qui Chartmill, impressive, è diciamo un po' sopra la media. Gli earnings stanno crescendo, però il dividendo cresce di meno per quanto riguarda rispetto agli earnings, per cui è sostenibile, con un payout ratio del 14,32%, e l'azienda paga un dividendo da 5 anni, per cui ha un discreto track record, anche se non è così importante. Andiamo a vedere anche qualche indicatore di tipo finanziario, mettiamo anche le percentuali. In termini di percentuali, il fatturato ormai cresce praticamente da sempre, da quando l'azienda degli ultimi 10 anni, mentre il net income è un po' ballerino, come si può vedere. Nell'ultimo anno ha dato un ottimo incremento, però nei 2 anni precedenti ha andato un po' male. Comunque la questione dei REITs è più o meno un po' la stessa, nel senso che non c'è un REITs che cresce costantemente su base annua, perché l'immobiliare comunque è legato ad alcune tematiche, come ad esempio possono essere quelle dell'inflazione. Invece se andiamo a vedere il cash flow, andiamo a vedere l'operating cash flow, questo è in continua crescita, e il free cash flow, e andiamo a vedere il free cash flow, vediamo che questo è in continua crescita, ormai da 10 anni continua a crescere, per cui l'azienda, pur avendo difficoltà a coprire i debiti a breve termine, possiamo intendere che ha comunque una liquidità che è sempre crescente. Se si va nel sito dell'azienda si vede che le prime aziende, le prime tre costruzioni maggiori sono queste qui, e poi se andiamo nell'investor presentation, andiamo a vedere qualche slide, diciamo alcune slide che vanno a determinare un pochettino come si sta muovendo l'azienda. Come si può vedere, l'operating revenue si è aumentato del 5,3% dal 2020 al 2021, e a parte il payout ratio dell'NFFO, tutte le altre tipologie di tematiche sono in crescita. In termini di occupancy, per cui quello che sono gli immobili affittati, vediamo che l'azienda ha comunque un 98% stabile dal 2020 al 2021, e l'affitto medio è aumentato di poco, ma comunque è stabile. Inoltre l'azienda continua a far crescere il portafoglio con degli investimenti e delle acquisizioni che sono state fatte anche nel 2020, nel 2021. Questo vuol dire che l'azienda continua a investire, e molto probabilmente la quantità di debito che si è creato, il quick ratio di cui parlavamo prima, è proprio relativo al fatto che l'azienda ha continuato ad investire comprando nuove proprietà. Terza azienda di oggi, Canadian Net Real Estate Investment Trust, che è una società con sede appunto in Canada,
che opera nel settore dei fondi di investimento immobiliare azionario. La società ha sede a Pointe-Claire, in Quebec, ed è andata con la sua IPO il 5 aprile del 2007. Canadian Real Estate Investment Trust precedentemente era conosciuta col nome di Fronsac Real Estate Investment Trust ed è appunto un fondo aperto che acquisisce e possiede proprietà prevalentemente immobiliari commerciali col triple net e prive di gestione diretta. L'azienda detiene partecipazioni in circa 84 proprietà in Canada. I suoi inquilini sono costituiti principalmente, ma non solamente, da catene di fast food, compagnie petrolifere o di gas, catene di mini market e di venditori. Molto più piccola delle altre, capitalizza appena 153 milioni di dollari canadesi. Azienda anche in questo caso con una sensibile sottovalutazione e un dividendo del 3,70% in continuamento, ma di difficilissima sostenibilità se l'azienda non riesce a mettere mano ai suoi conti e rimettersi appunto in carreggiata. Ha infatti al momento della registrazione di questo video un payout ratio del 190%, anche se si presume nei prossimi 3 anni vada al 70%. Però andiamo a guardare un attimino alcuni dati, anche in questo caso, sulla Investor Relation e sulla Chartmill. E questa è la terza azienda, Canadian Net Real Estate Investment Trust. Quindi andiamo a vedere su Chartmill di cosa andiamo a capire di questa azienda. Andiamo sempre nell'analisi fondamentale. Un fundamental rating che è più basso, ha solo un 6 su 10. E quindi andiamo a vedere perché questa tipologia di score. Ovviamente già da qui si può capire perché ogni analisi fondamentale ha il suo grafico torta. Però andiamo a vedere le metriche una per una. Profitability rating, vediamo che il return on asset è stato del 7,66%, che è, diciamo, migliore rispetto alla media del mercato. Un return on equity del 15%, che va a sovraperformare l'87% dei competitors, e un profit margin del 90,72%. La valutazione invece si può vedere che l'azienda è in linea di massima sottovalutata, anche se ci sono alcune tematiche che la vanno a far carpire come leggermente sopravvalutata in alcuni casi, perché il PEG ratio, che compensa il price earning ratio per la crescita, indica che non cresce abbastanza questa azienda per giustificare il corrente price to earning ratio. In ogni caso, attualmente ha un 8,71 di price earning ratio, che è più economica rispetto all'89% di tutte le industrie del settore che sono suoi competitors. In termini di crescita, l'azienda è cresciuta del 74,76% nell'ultimo anno, e nell'ultimo anno è cresciuta anche in termini di fatturato del 67,71%, e negli ultimi 5 anni il fatturato è cresciuto su una media annua del 31,56%, mentre nei 5 anni successivi si prevede che l'EPS possa crescere molto, ma molto più lentamente, solo un 2,97%. In termini di salute finanziaria è questo che abbassa tantissimo quello che è la qualità dell'azienda. Il current ratio è nella media, il quick ratio è nella media, il debt to equity è anche nella media e l'ATM score è nella media, mentre rispetto, diciamo, all'industria di riferimento, la salute finanziaria dell'azienda non è molto importante, perché tutte le aziende del settore hanno un Altman score migliore, hanno un quick ratio migliore e un current ratio migliore. In termini di dividendi ha un 4,21%, che è un ottimo ritorno comparato con l'industria di riferimento dei REITs canadesi, che è un 3,70%, e comparato soprattutto alla Standard & Poor's 500, che ha il 2,02% di dividendo medio. Una cosa molto interessante è che il dividendo cresce con una media del 12,40% sul base annua, e solo il 27,39% degli earnings sono spesi in dividendo. Qui un dato negativo è che comunque paga dividendo da troppo poco tempo, per cui non c'è uno storico per andare a capire se il dividendo sarà poi sostenibile nel tempo. Andiamo a vedere anche i dati finanziari, sempre in linea di massima. A parte un 2018 che è andato un po' maluccio, il fatturato è in crescita, il net income anche è in crescita, sempre il 2018 è stato un anno non proprio ideale, mentre il gross profit margin e l'operating profit margin sono un po' ballerini. E poi in termini di cash flow, andiamo a vedere il free cash flow, che è in crescita praticamente, vediamo se anche prima, praticamente dal 2000 ecco, l'azienda è quotata da poco, diciamo che dal 2017, anno in cui l'azienda ha cominciato a dare i suoi primi frutti, fino ad oggi il free cash flow è sempre cresciuto su a doppia cifra. Andiamo a vedere anche qualche PowerPoint del sito dell'azienda. Abbiamo questa slide riassuntiva che ci indica che Canadian Net ha 86 proprietà con un investimento di 268 milioni di dollari americani e una distribuzione annuale di 0,34 centesimi di dollaro americano per ogni azione posseduta. Poi ci vengono indicate anche quali sono i migliori affittuari. Abbiamo Lowe's, Walmart, Suncor, Metro, e poi il 42% è diversificato su altri affittuari, per cui un portafoglio
molto diversificato fra queste 86 proprietà, con un recurring FFO, Fund From Operation, che è in continua crescita, e un NFO per unit che è in continua crescita. Abbiamo anche alcune cose che abbiamo visto prima in Chart 1000 che ci indicano un po' come va ad evolversi dal punto di vista finanziario dell'azienda. Quarta e ultima azienda di oggi, Summit Industrial Income REIT, è un REIT aperto, senza personalità giuridica e incentrato sulla crescita e sulla gestione di un portafoglio di proprietà principalmente industriali di tipo leggero, ma anche di alto tipo, che però investe solamente in Canada. Le unità di Summit sono quotate al TSX, il Toronto Stock Exchange, ha sede a Dartmouth, Nova Scozia, e il Trust possiede, gestisce e sviluppa proprietà industriali leggere in tutto il territorio canadese, e questo portafoglio comprende principalmente strutture di distribuzione, magazzini a cella frigorifera e produzione leggera, con particolare attenzione alle proprietà più grandi con un singolo inquilino. Il trust è principalmente coinvolto nella locazione commerciale di immobili, con circa 78 proprietà che sono presenti in Ontario, 29 proprietà in Quebec e 48 proprietà ad Alberta, ed ha anche una proprietà nel Canada Atlantico. Il suo portafoglio immobiliare comprendeva circa 154 immobili per un totale di 20,1 milioni di piedi quadrati, ha una capitalizzazione attuale di 3,9 miliardi di dollari canadesi ed è stata quotata nell'anno 2000. Dividendo del 2,54% che aumenta in media ogni 4-5 anni, coperto ampiamente da un payout ratio del circa 74%. Andiamo anche per questa ultima azienda ad approfondire sia su Chart 1000 che sul sito della Investor Relation. Ultima azienda di questo lotto, Summit Industrial Income REIT, per cui l'ultimo REIT di questa tornata degli REIT canadesi. Andiamo a vedere per cui su Chart 1000 l'analisi fondamentale, anche qui il fundamental rating è 6, e per cui andiamo a capire perché. In termini di profittabilità l'azienda è cresciuta al 28,04% nell'ultimo anno e sovraperforma il 100% dei suoi competitors. Poi ha un return on equity del 40,88% e in questo caso anche sovraperforma il 98% di tutti i suoi competitors e ha avuto un profit margin nell'ultimo anno del 466,54%, per cui niente da dire. In termini di valutazione ha un price earning ratio del 3.03, comparato con l'industria di riferimento, l'azienda è più economica rispetto al 99% dei suoi competitor, il forward price to earning ratio è di 8.7 e il PEG ratio, che compensa il price to earning per la crescita, indica che l'azienda è molto economica, comparata con l'industria di riferimento, il price book ratio di 1.76, indica che l'azienda è sottovalutata. In termini di crescita abbiamo un earning per share che è cresciuto nell'ultimo anno del quasi 470% e nei 5 anni precedenti l'azienda è cresciuta con una media del 17,71%. In termini di fatturato l'ultimo anno è stato anche interessantissimo, un più 45,60%, e negli ultimi 5 anni il fatturato è cresciuto con una media del 37,81%. Altre metriche, come vedete qui, sono nella media, ma se si compara l'EPS al suo tasso di crescita con i 5 anni precedenti e il tasso di crescita per i 5 anni futuri, si vede che la crescita andrà a decadere, sia per quanto riguarda gli EPS che per quanto riguarda il fatturato. In termini di salute l'azienda sembra messa bene, ha un current ratio di 0,63, un quick ratio di 0,62 e un debt to equity ratio che è meglio dell'industria di riferimento nel 92% dei casi, anche se le altre metriche sono semplicemente in linea, non indicano niente di eccezionale. Dal punto di vista dei dividendi, il dividendo è al di sotto della media di riferimento del settore, con un 2,55%, che è interessante ma non impressionante, e il dividendo cresce pochissimo, con una media del solo 1,86% su base annua. Comunque è più alto della media dello standard del 500 e gli earnings vanno a crescere di più del dividendo, questo fa divenire il dividendo sostenibile, e solo il 5,89% del suo income è pagato sotto forma di dividendo, per cui è un payout ratio sostenibile. L'azienda paga un dividendo da almeno 5 anni, per cui ha un piccolo track record, anche se non eccezionale. Andiamo a guardare i dati finanziari, e sempre con le percentuali, fatturato che è sempre stato in aumento, gross profit sempre stato in aumento, net income in aumento, per cui anche il gross profit margin ha qualcosa di interessante, l'operating profit margin ha avuto un calo in quest'ultima tornata. Andiamo a vedere il cash flow, andiamo subito a vedere il free cash flow, come vediamo l'azienda, che poi si è quotata da pochissimo, non ha dati interessanti da mostrare negli anni precedenti, e comunque negli ultimi 2 anni ha avuto una crescita sostanziale, praticamente nel 2020, in questo momento non ha molto cash flow. Per quanto riguarda gli anni precedenti,
comunque non ci sono dati da poter analizzare. Andiamo a vedere il sito dell'azienda. Come possiamo vedere, ha diverse proprietà: in Ontario 79, in Alberta 50, in Quebec 28, in British Columbia 1 e poi in New Brunswick 1. Una che volevo far notare è proprio questa del British Columbia, che appartiene alla regina Elisabetta. Volevo semplicemente farvi notare questa curiosità. Niente, è una cosa che mi interessava farvi mostrare. Andiamo a vedere anche una piccola parte della presentazione dell'azienda. Il fatturato è cresciuto del 30.4%, hanno acquistato interesse 23 proprietà nuove, il credit è il BBBB, per cui è un'azienda che ha un credit piuttosto basso dal punto di vista obbligazionario, il net rental income è 35.9%, l'FFO Fund for Progression sono cresciuti del 46%, e l'FFO per unit dell'11.9%. Da questo punto di vista possiamo anche vedere il net rental income come è cresciuto dal 2013 fino al 2020 e la revenue, per cui il fatturato, dagli investimenti fatti nelle proprietà, anche questo è cresciuto in maniera costante dal 2013 fino al 2020. I total asset, come si può vedere partendo dal 2013, che erano veramente pochissimi, piano piano sono cresciuti e questo anche ovviamente si è andato a rispecchiare in quello che sono le due dinamiche che abbiamo visto prima del total revenue e net rental income. Poi l'azienda vuole andare anche a fare una snapshot di quello che è la sua attività. Hanno 156 light industrial properties, 872.000 di piedi quadri sviluppo, 3,2 miliardi di total asset value, il 98% è occupato, 5 proprietà sono di management d'ufficio, 19,4 milioni di square feet di GLA. Ricordo, GLA sono praticamente la parte calpestabile affittabile. Questa è l'asset allocation delle proprietà che abbiamo visto prima, in cui c'era anche la proprietà destinata alla nostra amica regina Elisabetta. In quest'ultima slide si può vedere anche come è cresciuto il numero delle proprietà dal 2013, che erano solo 30, poi 34 e via via crescendo fino ad arrivare ad essere 156 nel 2020, data dell'ultimo aggiornamento di questa slide. Basta adesso, non mi annoio più, ritorniamo alla mia persona. Bene, anche il Canada ce lo siamo levato da là. Rizzi, immobili e così via stanno prendendo forma e spero che questa rubrica del mercoledì stia facendo capire come questo mercato sia veramente così interessante e affascinante, sia perché guardiamo quello che è il mercato di per sé del mondo di Rizz, ma anche perché lo stiamo guardando a livello globale. Se questo video è stato di tuo gradimento, ovviamente ti chiedo sempre un bel pollice in su, perché fai capire all'algoritmo di YouTube che questi contenuti sono di tuo gradimento, e poi ti chiedo di iscriverti al canale, di cliccare la campanella delle notifiche, così non ti perderai ogni contributo successivo. Rizza le orecchie, torna mercoledì prossimo, come ogni mercoledì, e noi invece domani ci vediamo con un nuovo video. Comunque anche per oggi è tutto, ci vediamo domani. Ciao!